Buongiorno a tutte e tutti e bentornati nella Congrega del Terrore. Questo video sarà un video un po' diverso dal solito perché vi voglio proporre una live che ho tenuto lunedì 14, il giorno di San Valentino, sull'altro canale, quello viola, che vi lascio sempre qua sotto in descrizione. Se non mi seguite su quel canale, dovete sapere che tengo una piccola rubrica che si chiama Arte Horror, che è arrivata alla sua terza stagione. In Arte Horror noi parliamo di artisti di qualsiasi genere, da artisti visivi, quindi da pittori, da illustratori, abbiamo parlato di scrittori, abbiamo parlato di registi, quindi affrontiamo tutto il tema del mondo dell'arte, ma con dei risvolti horror, sia per quanto riguarda i prodotti in sé, quindi sia per quanto riguarda dei quadri effettivamente con figure allegoriche o con figure effettivamente macabre, sia per quanto riguarda la vita degli artisti stessi. Infatti spesso sfociamo anche nel true crime. E perciò vi voglio proporre questo video su Hans Baldung, anche per farvi vedere un po' come sono anche le live sull'altro canale. Buonasera, buonasera e benvenuti in questo secondo episodio di Arte Horror. Torniamo un po' alle origini dell'arte horror, quindi vi parlerò di un pittore. In realtà è stato un grande artista, ha esplorato un sacco di arti, non soltanto la pittura. Come avrete visto dal titolo, oggi vi voglio parlare di un certo Baldung. Allora, premetto già che tutti i nomi verranno pronunciati male e all'italiana. Nello specifico vi voglio parlare di Hans Baldung, detto Green, che va a riprendere un po' quello che sarà il suo colore principale, cioè il colore che utilizzerà maggiormente, che è proprio il verde. Lui è stato pittore, disegnatore, incisore e xilografo tedesco ed è stato anche uno dei rappresentanti del Rinascimento del Nord, e nasce nel 1485, quindi andiamo parecchio indietro nel tempo, in un posto impossibile da pronunciare in Germania, che è Schwäbisch Gmünd. Prendiamolo per buono. E nasce in una famiglia di umanisti, quindi una famiglia di notabili, letterati, di accademici, e quindi lui poi rientra in pieno in quello che è l'intellettualismo tedesco, proprio per tutta la sua grande immaginazione e anche un po' per i suoi gusti, soprattutto per le figure allegoriche. Però, c'è un però ovviamente, intorno al 1499-1500 lui decide che non vuole continuare la professione di famiglia, quindi non vuole entrare nel pieno dell'accademia e della professione. Adesso vi faccio vedere anche una sua foto, eccolo qua, un autoritratto, almeno avete già lì ben presente il suo bel faccione. Ma decide che lui vuole, a lui piace disegnare, lui piace incidere, lui vuole andare avanti nel mondo dell'arte, e perciò fa un periodo di apprendistato a Strasburgo da un pittore della scuola di Martin Schongauer, chissà se si pronuncerà così, che tra l'altro è considerato se non il più abile incisore su rame della prima scuola tedesca, e nel 1502 lui crea il Martirio di San Sebastiano, che è questo qua che vedete, ed è una delle sue prime opere in cui si nota già quello che è la sua più grande fonte di ispirazione, che è Albrecht Dürer, che vi faccio vedere. Lo metto lì piccolino, almeno potete vedere un po' una leggera similitudine, che è già un artista parecchio famoso nella Germania del XVI secolo, e anzi è tra l'altro considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale, quindi insomma non è proprio l'ultimo arrivato. L'anno dopo, nel 1503, Hans si trasferisce a Norimberga, dove completa la sua formazione proprio con gli studenti di Dürer, e qui prende il suo soprannome di Green, proprio appunto per l'utilizzo super abbondante che lui poi farà del colore verde. E proprio in questo periodo, insieme a un suo compagno di bottega, che è Schäufelein,
lavora a delle incisioni per due libri di Ulrich Pinder, che è Der Beschlossen Gart des Rosenkranz Marik. Ho provato a cercare la traduzione, ma mi sono uscite delle robe che in italiano non avevano alcun senso, perciò prendiamole per vere, che sono queste qua che vedete, che boh, a me piacciono queste, sono tipo vignette, delle illustrazioni a vignette che a me piacciono tantissimo. Questa e qua si vede un po' male, un po' sfocato. E nel 1505 realizza delle altre illustrazioni, sempre per un altro testo di Pinder, che è Speculum Passionis Domini Nostri Gesù Cristi. Ad esempio qua vi faccio vedere, ve ne faccio vedere una, questo è Cristo in croce, che sono proprio belle, cioè sono delle illustrazioni che a me personalmente piacciono tantissimo, le trovo anche abbastanza attuali, infatti lo zero calcare del 500. Un'altra grande opera insieme al trittico dei Re Magi, è bellissimo tra l'altro, giusto per dirne una. E lo crea proprio per l'altare del Duomo di Halle ed è considerata tra l'altro anche questa una delle opere più sorprendenti dell'artista, e mostra all'interno i Re Magi che stanno controllando il bambino, perché naturalmente doveva rispettare alcuni canoni e quindi è lì che lo sta un po' controllando. Mentre sul retro, quindi sui pannelli che vedete all'esterno, sul retro ci sono Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Agnese. Questo diventa un altare nel momento in cui le due ante vengono chiuse, vengono piegate. E tra l'altro anche lo stesso Dürer ne aveva fatta una, che è questa, e quindi si può notare anche in questo caso la grande ispirazione che lui prende da questo artista. Ma non è tutto, è anche il trittico di San Sebastiano. E come potete vedere anche qua c'è un sacco di verde, e da qui proprio il suo soprannome Green. Anche in questo caso c'è il cappello verde, c'è la mantella che è bianca e verde, insomma il verde ci piaceva un sacco. Nel 1509 lui torna a Strasburgo, dove diventa un cittadino modello, infatti diventa anche membro del consiglio della città, si sposa, tutte cose, diventa, si autonomina maestro pittore e quindi può finalmente firmare i suoi dipinti, e la sua firma è la sigla HGB, Hans Green, che è il soprannome Baldung, che è questa che vedete ora. Io l'H e la G la vedo, la B non riesco a capire benissimo dove diamine sia all'interno di questa firma, però a partire dal 1509 tutti i suoi quadri, se provate a vedere nell'angolino in alto a destra o nei vari angolini, c'è proprio questa sigla, la B, devo capire qual è. Se voi la vedete fatemelo sapere, che almeno la becchiamo. Oltre a Strasburgo lui è molto attivo anche a Friburgo, e nel 1512 gli viene commissionata la realizzazione dell'altare principale della cattedrale, e tra l'altro ci lavora per 4 anni fino al 1516. Questa è una tra le opere più rilevanti che ha fatto, anche perché consiste di ben 11 pannelli. Questo è quello centrale che mostra l'incoronazione della Vergine Maria. Difatti in questi 11 pannelli lui va a rappresentare vari momenti della vita di Maria. Ma ora discostiamoci un po' dalle opere religiose, perché negli ultimi 15 anni della sua vita lui diciamo che abbandona un po' tutti i soggetti religiosi per dare proprio il meglio di sé in un'arte decisamente più laica, in cui va a mischiare la sensualità principalmente del corpo femminile con però anche delle immagini belle macabrelle e belle grottesche. E questo suo interesse in realtà verso queste altre figure un pochettino più allegoriche è stata una bella botta de cu, perché visto che c'era questa bella ventata riformista all'orizzonte, le istituzioni religiose cominciavano a commissionare sempre meno opere, e perciò per evitare di rimanere col cul a terra,
gli è andata bene, che era molto interessato anche a quest'altra faccia. In realtà lui è sempre stato interessato anche a queste opere più laiche, difatti anche prima del 1530 ha realizzato delle opere non religiose, come ad esempio nel 1511 ha realizzato questa che vi dico già, visto che ogni volta che vi parlo di qualche pittore io vi dico quello che è la mia preferita, forse questa rientra tra una delle mie prefe in assoluto del Baldung, che è L'età della donna e la morte, 1511. Allora, Baldung ha amato tantissimo la vita, cioè, vabbè, chi non la ama, non ama vivere. Ma questo suo amore verso la vita l'ha messo di fronte all'incombenza della morte, nel senso che purtroppo è parte della vita stessa. E quindi questo terrore, anche questa, proprio questa presenza incessante della fine di tutte le cose. E altra cosa che lui ha amato tantissimo è proprio la sensualità. E anche questa però, la bellezza, va incontro a un appassimento prima o poi. E quindi diciamo che questi due temi sono dei temi che sono molto ricorrenti nelle sue opere, ma in realtà il tema della morte è un tema parecchio ricorrente in generale nell'arte e nella vita del Medioevo. Difatti, in questo caso, quello che lui va a rappresentare è proprio il percorso della vita e della bellezza, dalla giovinezza, rappresentato dalla bambina che si trova ai piedi della giovane donna bella, e nel pieno degli anni l'anziana signora che si trova al lato, e per finire la morte che con una mano tiene proprio la clessidra a segnare il tempo, Madonna che ansia, e con l'altra afferra questo drappo, insomma, in cui è avvolta tutta la vita di questa donna. Lui stesso, difatti, ha scritto queste parole che adesso vi leggo. Morte, morte e morte di nuovo, ispessimenti biancastri, articolazioni nodose, sfacciata e cupa spudoratezza delle ossa dell'anca. E su quello che una volta era una mano appeso un pesante braccialetto dorato di tessitura squisita. Prima rimasi silenzioso e immobile questi resti mendicanti, prima di questo orribile tramonto di carne umana. Pure poeta. Anche poeta. Bellissimo, mi piace un sacco questa cosa, infatti ve l'ho voluta leggere. E un'altra opera, infatti, in cui ricorre comunque sempre questo tema è proprio La morte e la fanciulla del 1517. Ritorna ancora il tema della vita e della morte, che, come vi dicevo, per quanto riguarda l'uomo del Medioevo, era l'uomo, la donna, l'essere umano del Medioevo, era un tema abbastanza ricorrente, anche perché diciamo che non era proprio un periodo roseo, insomma, tra carestie, guerre, poi c'erano epidemie da tutte le parti. Naturalmente i medici non erano preparati ad affrontare delle epidemie, non c'erano antibiotici, perciò si viveva proprio in una situazione in cui c'erano intere città che morivano, intere famiglie, persone di tutte le età, perciò il tema della morte è un tema che in generale gli artisti del Rinascimento settentrionale hanno affrontato bene o male almeno un paio di volte, se non di più, le loro opere. Poi questo tema continua naturalmente anche nella sua produzione artistica più tarda, come ad esempio in questi che vi faccio vedere. Questa è Giuditta nel 1525, vabbè, ormai Giuditta con la testa di Oloferne è un quadro che, bene o male, uno nella vita di un artista deve essere fatto. Perciò anch'io dovrò fare per forza una Giuditta prima o poi, altrimenti non sono nessuno. Poi c'è Adamo ed Eva, quindi come vedete sempre figure umane, belle classicone, belle che spiccano bene. La musica e la prudenza del 1529 siamo. E infine Le tre grazie. In questo caso, su quello delle tre grazie, è proprio un esempio della rappresentazione della visione della sensualità e della purezza che aveva Baldung, e lo rappresenta proprio con queste figure
umane che si vedono proprio come risaltano sullo sfondo più oscuro. Quindi la purezza è rappresentata da questo candore della pelle di queste tre donne, illuminato da questa luce mistica lunare che proprio spiccano dalle tenebre. Arriviamo alla parte faica di tutta questa cosa qua, non che finora insomma fossero delle opere brutte, ma il nostro Baldung ha realizzato tutta una serie di xilografie incentrate sulla stregoneria e sono, tra l'altro, queste opere sono considerate tra le più inquietanti del Cinquecento. Diciamo che questo fascino verso le streghe, verso la stregoneria, lo ha sempre avuto fin da bambino. Lui alla fine è nato nel 1485, nel 1487 è stato pubblicato il Malleus Maleficarum da due domenicani tedeschi. Il Malleus Maleficarum è il martello delle streghe, perciò siamo proprio nel cuore, nel vivo della caccia alle streghe, quindi lui stesso nell'arco della sua vita ha più volte assistito a interrogatori, alle punizioni, ai processi, ha assistito anche alle pene di morte, ai roghi, e perciò ha influenzato ovviamente anche le opere di Baldung. E lui nello specifico andava a rappresentare quelli che erano i temi e le simbologie più tipiche proprio delle streghe, che sono l'erotismo, perché naturalmente le streghe si ritrovavano in questi sub a avere rapporti sessuali con i diavoli o con i loro amanti infernali, la presenza del capro, la presenza del gatto, della forca, insomma, nelle sue opere, nelle sue xilografie, mannaggia a me se riesco a pronunciarlo, c'erano tutte queste simbologie. Io nello specifico vi voglio far vedere due sue opere, e una è Il Sabba delle Streghe, e in questo caso quello che dovete sapere è che nel Medioevo quello che veniva identificato erano cinque concetti chiave all'interno della stregoneria. Il primo era un accordo con il diavolo, ovviamente. Il secondo era un rapporto sessuale con il diavolo, poi c'era una fuga di una strega che vedete in alto, un sabato, che da lì insomma il giorno a settimana, e poi anche l'applicazione vera e propria della stregoneria. Quindi c'erano questi cinque elementi. Secondo sempre queste credenze, infatti, ogni incontro delle streghe era accompagnato poi da festeggiamenti e da piaceri di ogni tipo. In questo caso specifico vengono mostrati i preparativi finali delle streghe proprio per l'inizio di questa congrega e l'incontro con il diavolo. L'altra invece opera sempre sulle streghe è questo, che sono Le due streghe. Arrivarono gli stregoni sulla capra e si distesero tra loro. Con l'aiuto degli incantesimi e del decotto delle streghe, le streghe preparano il maltempo e ora nuvole temporalesche rosso sangue appaiono nel cielo. Perché un altro titolo sempre di quest'opera è, mi pare, Le streghe che portano il maltempo, una roba del genere, comunque sia. Ed è proprio questo che va a rappresentare, quindi c'è il capro sotto, c'è questo cielo rosso sangue che si sta avvicinando proprio grazie a un incantesimo. Lui morirà a Strasburgo nel settembre del 1545. E questo era tutto, spero vi sia piaciuto. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al mio canale Viola e seguitemi anche su tutti gli altri social. Noi ci vediamo al prossimo horror video. Ciao ciao!